Mario Belpulsi, vicepresidente dell'associazione Amici di Roman, avete organizzato la prima edizione di questa manifestazione in tempi strettissimi per ricordare quello che per tutti voi è stato prima di tutto un amico. Sì, Gabriele era il nostro grandissimo amico che purtroppo ci ha lasciato troppo presto e questa giornata l'avevamo già organizzata a suo tempo con lui, era l'ultimo anno in cui voleva giocare e aveva deciso di organizzare questa partita con tutti i suoi amici e tutte le squadre in cui aveva giocato. Quindi abbiamo voluto fortemente mantenere la promessa e organizzare questa bellissima giornata insieme a tutti i suoi amici. L'associazione è nata a maggio e diciamo che il suo scopo è quello di organizzare attività sportive per le comunità di Campomarino, Guardia Alfiera, Nuova Cliternia e di riunire tutti gli appassionati allo sport in giornate come queste. Il tiro ricavato sarà dedicato ad attività benefiche per la comunità del comune di Campomarino e siamo posti degli obiettivi quali organizzare anche delle giornate di campagna di sensibilità per la prevenzione allo sport e alle visite mediche sportive che sono molto importanti, soprattutto nell'ambiente dilettantistico e molto spesso sono sottovalutate. Ecco, a proposito di questo, hai anticipato un po' quella che voleva essere la mia domanda. Nel mondo del calcio succede anche ad altissimi livelli di avere problemi. Fondamentale riuscire a poter prevenire un malanno. Sì, a volte ci sono degli episodi incomprensibili e inattesi, che anche un'ottima prevenzione, come succede nel mondo del professionismo, diciamo, non sono controllabili. Ecco, noi quello che vogliamo è sensibilizzare ancora di più l'argomento, soprattutto nel mondo del dilettantismo, dove magari molto spesso è sottovalutata la prevenzione e soprattutto la cura della persona per quanto riguarda le visite medico-sportivo, prove sportive, prove da sforzo e elettrocardiogrammi. Ecco, una giornata di caldo estivo, nonostante questo, la risposta è stata massiccia, non solo per quanto riguarda i giocatori e le squadre in campo. Sì, 80 atleti perché sono quattro squadre composte da 20 ragazzi ciascuna, allenatori, ex giocatori dell'Eccellenza, Promozione, Prima Categoria Molisana, anche la comunità di Campomarino ha risposto alla grande, abbiamo avuto notevole supporto da molte associazioni a noi vicine, sia della comunità di Campomarino ma anche della comunità di Guardia Alfiera, San Martino, hanno risposto veramente tutti presenti e siamo davvero felici di questo ed è sicuramente la prova tangibile che Gabriele Roman è una persona che faceva del bene a tutti e aiutava tutti, quindi diciamo l'intera comunità del Basso Molise ha risposto presente.